Allora, buonasera a tutti, se prendete posto, grazie di essere venuti anche al terzo incontro del programma di italiano. Abbiamo avuto un pochino di dubbi stamattina se attuarla o no, ma in realtà erano molto pochi dubbi, erano più ovviamente per l'attuazione della lezione, come in realtà poi stiamo facendo. Vi ringrazio ulteriormente, ringrazio anche ovviamente coloro i quali stanno vedendoci in diretta streaming, abbiamo anche questa ulteriore possibilità. Come vi ho già scritto, spero che tutti quanti abbiate avuto le mail, e se c'è qualcuno ovviamente lo rinserirò. Come vi ho scritto anche l'altra volta, per le modalità anche della visione streaming ci sono anche i link, e per quanto riguarda la validità, chiamiamola validità, insomma, delle risposte, nel senso, non so se sono giuste o sbagliate, ma per avere l'attestazione abbiamo deciso, come sapete, una settimana, no? Oltre il termine della trasmissione. Ribadisco anche quanto vi ho scritto la volta scorsa, cioè anche questo lo faremo anche in previsione già dell'idea che abbiamo del corso del prossimo anno. Per quanto riguarda particolarmente italiano, come vedete, insomma, siamo i relatori sono tutti docenti della scuola. Noi portiamo avanti, vogliamo portare avanti le esperienze della scuola, ecco, soprattutto in questo. Ovviamente potrebbe essere positivo o meno positivo. E per questo però insistiamo nel fatto che tutti quanti noi, chiunque abbia delle esperienze didattiche oppure delle esigenze, qualcosa da portare avanti, un progetto che ha fatto, che ha realizzato e via dicendo, questa è l'occasione per parlarne, insomma, anche per proporla come argomento di discussione e di relazione per la prossima, almeno per la prossima edizione. Quindi vi invito ulteriormente a partecipare. La partecipazione attiva per noi è molto importante, e ovviamente la partecipazione attiva anche di interrelazione con il relatore che volta per volta viene qui. Nel caso di oggi abbiamo l'incontro con Elisa Melilli del CPA dell'Aquila, che è un'esperta della lingua, che ha all'attivo una vasta esperienza in questo settore, anche con pubblicazioni molto interessanti. Oggi ci parlerà delle competenze interculturali dell'italiano L2 nella classe multiculturale, cioè le buone pratiche per una scuola inclusiva. Ricordo anche che il prossimo incontro, dopo le vacanze di Pasqua, ci sarà mercoledì 11 aprile, con il secondo appuntamento con Carlo Scataglini. E quindi cedo la parola a Elisa, buon ascolto e buon lavoro. Grazie Davide. Come, ho le luci? Che dici? Come vuoi tu? Mi sentite? Mi sento? Ok. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Non pensavo che saremmo stati così numerosi visto il tempo, ok? Allora, vi faccio vedere un po' come ho pensato di procedere in questo laboratorio. Ovviamente interrompetemi, si sente? Ok, interrompetemi in qualsiasi momento, fate domande, mi piacerebbe molto, insomma, avere un'ampia partecipazione. Dunque, partiamo da una prima parte in cui ricapitolo un po' la normativa. Mi scuso per le persone che come me stanno facendo il master in organizzazione dei contesti multiculturali con l'Università dell'Aquila. La prima parte sarà un pochino ripetitiva. Quindi vedremo la normativa, le buone pratiche, che cos'è l'educazione interculturale e poi appunto cerchiamo di rivedere un po' i saperi in ottica interculturale. La seconda parte. Scusate che mi manca una slide. Ah, ok. Scusate, ma va un pochino lento questo computer. Ok, eccoci qua. Allora, tra la prima e la seconda parte vi chiamerò, se vorrete, a condividere le buone pratiche. Cioè, se avete esperienza, se avete fatto progetti, se vi viene in mente qualsiasi tipo di esperienza da condividere appunto con i colleghi, penso che questo sia il momento giusto. La seconda parte invece la dedichiamo all'italiano L2, i principi di glottodidattica, italiano L2 e l'italiano per lo studio. Allora, parto dai dati MIUR. Questi dati sono stati, diciamo,
diciamo, resi noti nel marzo 2017 si riferiscono all'anno scolastico 2015-2016. Quanti sono gli studenti stranieri nelle nostre classi? Per stranieri il MIUR intende non di cittadinanza non italiana, ok? Sono 814.851, cioè il 9,2% dell'intera popolazione studentesca. È un dato molto interessante il fatto che la seconda generazione rappresenti più della metà degli studenti stranieri presenti nelle nostre classi. La distribuzione, come potete ben pensare, non è assolutamente equa, basti pensare che solo la Lombardia ha circa un quarto degli studenti stranieri di tutta Italia, segue l'Emilia-Romagna con l'11%, le popolazioni del sud Italia conoscono delle percentuali molto molto più basse. Più di 200 le nazioni di provenienza, nell'ordine la più rappresentata la Romania, l'Albania, il Marocco e la Cina. Cerchiamo di dare uno sguardo alla normativa. Allora, qui diciamo che abbiamo due dimensioni. Una dimensione globale, quindi un tentativo dell'Europa di uniformare i sistemi di educazione dei diversi stati, che parte fin dalla fondazione di Euridice, questa agenzia per la, per lo sviluppo e l'uniformazione. Diciamo nasce per uniformare, per tentare di dare delle linee guida di indirizzo che potessero valere in tutti gli stati. In particolare, credo sia interessante citare un lavoro che viene fuori nell'anno 2008 dall'anno interculturale, che è il Libro Bianco, un libro di buone pratiche che fa un po' il punto su tutti gli studi di pedagogia interculturale e mette a disposizione degli insegnanti i saperi appunto in questo ambito. Un altro documento molto interessante è la cosiddetta Agenda 2030. L'Unione Europea si pone degli obiettivi da realizzare entro il 2030, consta di 17 obiettivi e quello che ci interessa è l'obiettivo numero 4, cioè fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Vediamo invece l'Italia che cosa recepisce e quali sono i documenti importanti che segnano un po' il passo in questo dominio. Si parte dal 1998 col testo unico per l'immigrazione, che appunto norma anche l'introduzione a scuola dei ragazzi. Nel 2006 vengono presentate le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, che però sono riproposte anche nel 2014, nella versione più completa che appunto leggiamo oggi, che ci fa anche da bussola. E poi nel 2007, sotto il governo Fioroni, nasce la Via Italiana per la Scuola Interculturale e l'Integrazione dei Ragazzi Stranieri, che propone appunto delle buone pratiche per la scuola. La circolare BES del 2012 la conosciamo tutti, inserisce anche i bisogni linguistici, mette anche i bisogni linguistici in questo insieme di bisogni educativi speciali, e poi c'è il 2015, l'ultimo documento che esce a diversi da chi. Un documento che nasce in appendice alla Buona Scuola e che sintetizza un po' tutti i documenti su questo argomento. Io mi sono rifatta soprattutto a questo. Ok. Allora, iniziamo proprio dalle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Chi sono gli alunni stranieri? Le linee guida ce lo dicono chiaramente, sono gli alunni con cittadinanza non italiana, con ambiente familiare non italofono, sono minori non accompagnati. La legge di riferimento per i minori non accompagnati è la 47 del 2017, che appunto incorpora tutti i diritti alla salute, alla scuola, di natura legale, per i minori che giungono senza accompagnamento nel nostro paese. Poi abbiamo i figli di coppie miste, gli alunni arrivati per adozione internazionale, rom, sinti e camminanti e studenti universitari con cittadinanza straniera. Vediamo chi sono i più deboli. Graziella Favaro, che è una delle studiose che maggiormente si è occupata di pratiche interculturali e che ha collaborato con le scuole a progetti anche molto interessanti, in particolare mi viene in mente quello con la Regione Lombardia, non uno di meno,
ha individuato le categorie più deboli. Chi sono gli studenti che devono essere attenzionati più di altri? I nuovi arrivati in Italia, guardate, io ho riportato il dato sempre 2015-16, i ragazzi che giungono a 13 anni, il 55% di queste persone è ripetente, quindi ha un... rientra appunto nella categoria del ritardo scolastico. Chi arriva a 14 anni addirittura il 66% delle volte ripete la classe. Vediamo ancora, quindi chi arriva ad anno scolastico in corso con programmi già avviati e una classe già bella coesa, chi arriva da contesti africani e asiatici più che dall'est Europa e da paesi latinoamericani, i ragazzi più delle ragazze, i maschi più delle femmine. E diversi studi ci hanno dimostrato come i ragazzi marocchini, i ragazzi cinesi in realtà hanno più difficoltà ad integrarsi col gruppo dei pari. Cerchiamo di vedere quali sono le buone pratiche. Allora, ho cercato di riprendere i punti di diversi da chi, bilanciati con gli altri documenti, quindi non c'è nulla di nuovo. Faccio una velocissima carrellata che ci ricorda appunto quali sono le buone pratiche da mettere in pratica a scuola. Uno, ribadire il diritto all'inserimento immediato degli alunni neoarrivati, quindi in qualsiasi momento dell'anno il ragazzo che arriva in Italia ha diritto all'iscrizione e all'inserimento a scuola. La circolare ministeriale 2 del 2010 in realtà ha fissato il tetto al 30% per le presenze a scuola. Questo in realtà non succede. Si calcola che nel 2015-16 circa il 5% delle scuole hanno più iscritti nelle classi, quindi superano abbondantemente questa soglia. Abbiamo degli esempi anche in Abruzzo. Poi abbiamo l'area amministrativa. Diciamo che il ragazzo appena arriva deve chiaramente presentare 3 ordini di documenti, i documenti sanitari, i documenti anagrafici e la documentazione scolastica. Ove non sia possibile recuperare questa documentazione, i genitori possono autocertificare. La commissione di accoglienza, che non è in tutte le scuole, però sarebbe molto interessante, dovrebbe organizzare l'accoglienza del ragazzo elaborando un protocollo di accoglienza e monitorandone anche la funzionalità all'interno delle singole classi. Un altro nodo abbastanza complesso all'interno di questo argomento è proprio la frequenza alla scuola dell'infanzia. I genitori stranieri tendono a non mandare i figli alla scuola dell'infanzia. Non è una scuola dell'obbligo, che cosa si può fare? Si possono sensibilizzare i genitori anche attraverso informazioni, moduli chiari e plurilingue, ma soprattutto il bambino che arriva alla scuola dell'infanzia deve, e su questo torneremo diffusamente più tardi, deve vedersi valorizzato anche nella sua lingua d'origine. Il ritardo scolastico, altro grande problema di cui abbiamo già parlato, cioè i ragazzi stranieri tendono appunto ad essere bocciati, ad abbandonare la scuola prematuramente. Che cosa si può fare per evitare questo? Laboratori di lingua 2. Molti linguisti sostengono che il ritardo linguistico è direttamente proporzionale al ritardo scolastico, causa il ritardo scolastico. Quindi laboratori di L2, di cui parleremo dopo, chiaramente rappresentano uno dei punti forti per contrastare il ritardo e per includere anche questi ragazzi. Il patto formativo con la famiglia, dire alle famiglie che in Italia, nella scuola italiana, sono richiesti i compiti, è richiesto il materiale, è sicuramente una cosa che sensibilizza e crea anche un'associazione tra la scuola, crea anche una, diciamo, una forma di connessione tra la scuola e i genitori, cioè la famiglia è in questo modo investita anche di una responsabilità. La scuola deve essere chiara in questo. Informare chiaramente la famiglia, anche qui valorizzare il ragazzo all'interno della classe e perché no dare dei crediti per la lingua 1, è una competenza che ha e quindi può essere assolutamente riconosciuta. Accompagnare i passaggi, adattare il programma e la valutazione. Parto subito dalla valutazione, che è
la medesima prevista per i cittadini italiani, il DPR 122 del 2009 garantisce una valutazione periodica, finale, trasparente e tempestiva. È molto importante, quando arrivano questi ragazzi, valorizzare la bibliografia precedente, cioè cercare di valorizzare tutta quella che è l'esperienza precedente, creando un supporto iniziale e anche programmando un percorso di inserimento e di un supporto proprio all'inserimento sia all'interno della classe che all'interno della scuola. Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi, investire sul protagonismo degli studenti. Anche qui le soluzioni sono sempre le medesime: coinvolgere le famiglie, guidare i ragazzi nella scelta. Molto spesso i ragazzi, per esempio al CIPIA abbiamo moltissimi minori non accompagnati che frequentano il professionale. Ho avuto un'esperienza quest'anno abbastanza particolare, c'era un ragazzo molto bravo che mi diceva: ma io non voglio andare al professionale, io voglio andare al liceo, parlava molto bene, vuole fare medicina, però la sua associazione, la sua comunità lo ha iscritto all'IPIAS. Ecco, molto spesso l'orientamento, molto spesso diciamo che le scuole scelte da questi ragazzi non rispondono alle competenze effettive degli stessi. Punto 6 e punto 7, ne parleremo diffusamente, sostenere l'apprendimento dell'italiano lingua 2 e lingua di scolarità e valorizzare la diversità linguistica. Punto 8, prevenire la segregazione scolastica. Ancora una volta, i laboratori interculturali per tutti possono prevenire appunto la segregazione scolastica. Delle soluzioni che può ancora prevenire la segregazione è proprio preparare la classe all'arrivo del ragazzo e responsabilizzare i ragazzi sull'integrazione dei compagni. È chiaro che una risorsa come quella del mediatore e l'insegnante di lingua 2 possono essere assolutamente strategiche. Ne abbiamo già parlato, coinvolgere le famiglie nel patto educativo per i loro figli, quindi stipulare un patto informativo, ma soprattutto ci arrivano delle bellissime testimonianze. Per esempio il Comune di Pontassieve ha messo appunto sul sito un libretto informativo plurilingue per i genitori che vogliono iscrivere i ragazzi a scuola. È un documento tradotto in 13 lingue. Risorsa straordinaria in questo senso possono essere i CIPIA. Io ci lavoro e so quanto è importante anche per l'inserimento sociale dei genitori. Quindi, per esempio, creare una rete tra scuole verticale, quello che appunto l'Unione Europea definisce lifelong learning, e coinvolgere i genitori non solo nell'istruzione propria, ma anche, e qui poi apriamo tutta una discussione che approfondiremo dopo, nei laboratori linguistici L1, cioè i genitori possono insegnare la propria lingua, chiaramente supportati con delle comunità, con aiutati dalla scuola, ma ci sono testimonianze bellissime che vengono non solo dal Canada, che ha conosciuto prematuramente il fenomeno dell'immigrazione, del bilinguismo, del plurilinguismo, ma vengono anche da alcuni CPA di Roma. Ok, siamo arrivati un po' al punto, promuovere l'educazione interculturale nella scuola. Allora, partiamo dalla definizione di cultura. Che cos'è la cultura? Sicuramente non è folklore, non è esotismo, non è pettegolezzo etnico, non è quanto è bello il capodanno cinese, ok? È un organizzatore della diversità. Da fuori può sembrare un blocco monolitico, invariabile, da dentro è un qualcosa di liquido e inafferrabile, è un qualcosa in divenire. E pensiamo ad esempio alle comunità italiane all'estero, che conservano una lingua, un dialetto molto antico, che conservano dei fenomeni linguistici e culturali precedenti ai nostri. La nostra cultura si è evoluta, alcune enclave di italiani all'estero conservano fenomeni linguistici e culturali
che appartenevano ormai al nostro passato. E allora, che cos'è l'educazione interculturale? Se prendiamo come riferimento questa concezione dinamica della cultura, appunto arriviamo all'educazione interculturale, che riguarda competenze sociali e civiche, secondo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2006, che favorisce un approccio aperto alle differenze, che valorizza la diversità entro valori democratici. Per l'educazione interculturale, ogni persona è un patrimonio unico e irripetibile per l'umanità, un'occasione per interrogarsi su se stessi e ripensare le relazioni con gli altri. L'educazione interculturale promuove il confronto, promuove il dialogo, promuove la differenza e soprattutto, e qui siamo chiamati in prima persona a rispondere, richiede un impegno costante nella scuola. Franco Cambi ci dice che la forma mentis interculturale è una mente favorevole all'acquisizione di nuovi paradigmi conoscitivi per la decostruzione del pregiudizio e la prevenzione di razzismo e discriminazioni. Quindi, cerchiamo di capire che cosa si può fare a scuola. L'educazione interculturale non è qualcosa che va confinato, non è qualcosa che troviamo in fondo al libro, il capitolo sull'intercultura, l'ora di intercultura, non è una disciplina aggiuntiva. No a progetti intercultura che abbiano un valore temporale, finito. Sì, invece, a uno sfondo, a una nuova forma mentis, che viene fuori solo dalla pratica. L'educazione interculturale deve essere uno sfondo che accomuna tutti gli insegnanti, gli operatori scolastici e che è trasversale a tutte le materie. La Via Italiana per la Scuola Interculturale ci dice che scegliere l'ottica interculturale significa non limitarsi a strategie di interazione degli alunni immigrati né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta di assumere la diversità come paradigma dell'identità stessa. Ok. Allora, qual è la sfida di fronte alla quale ci troviamo in questo momento? Dobbiamo uscire dal mito dell'emergenza. Dobbiamo uscire dall'idea di utilizzare strumenti compensativi che, passatemi il termine, che rattoppano e che non guariscono il problema. Dobbiamo passare da una visione multiculturale, cioè ci sono tante culture, constatare che esistono tante culture, a una vera connessione tra le culture, a un reciproco rispetto e a un riconoscimento delle diversità culturali. Una buona scuola deve contare su insegnanti e dirigenti competenti e saper coinvolgere tutto il personale scolastico. Ok? Questo è sempre il documento Diversi da chi. Questo significa che non sono soltanto i docenti chiamati a, diciamo, a questa forma mentis interculturale, ma anche personale ATA, personale amministrativo. Si è passati da una fase di accoglienza, quando negli anni 90 sono arrivati i primi ragazzi, a una fase dell'integrazione, quindi quando abbiamo chiesto ai ragazzi di integrarsi all'interno del nostro sistema di valori, e adesso siamo nella fase dell'inclusione. Siamo in una fase completamente diversa in cui abbiamo completamente cambiato il nostro sistema. Ognuno porta la sua cultura, i suoi valori, la sua lingua, ci rispettiamo reciprocamente e il ragazzo riesce a non sentirsi estraneo, non viene più integrato all'interno di un sistema predefinito. Gli obiettivi della didattica interculturale, che andiamo a vedere poi nelle diverse materie, quali sono? Una visione dinamica della cultura, il passaggio dalla prospettiva etnocentrica alla prospettiva etnorelativa. Un'altra cosa che va assolutamente combattuta è il pregiudizio. I ragazzi devono conoscere, sapere che cos'è il pregiudizio e riuscire a destrutturarlo. Devono imparare a riformulare, a reinterpretare un dato, a guardarlo da diverse angolazioni, a sospendere il giudizio prima di capire quali sono le ragioni dell'altro. L'intercultura ci deve guidare anche ad una soluzione creativa del conflitto, perché il conflitto si crea. Quindi deve aiutarci anche a mettere nei panni dell'altro e ci deve aiutare a condurre, a saper negoziare
le nostre opinioni. Ok, arriviamo quindi alle diverse materie. Io sono stata poco etnorelativa in questo perché, essendo una docente di aeroumanistica, mi sono concentrata soprattutto sulle materie umanistiche, ma poi appunto vi chiamerò in prima persona a contribuire. Allora, proviamo a vedere che cosa si può fare in storia. Rileggere il passato. Su questo sito, alicefoundation.org, possiamo trovare le carte d'imbarco dei migranti italiani che passano nell'isola di Ellis Island. È molto bello e può far capire veramente ai ragazzi che prima di essere un popolo che, come si dice oggi, è invaso, abbiamo noi, siamo noi usciti appunto dal nostro paese. Può essere un'attività molto molto carina, nonché se avete qualche parente che è appunto emigrato tra 1890 e il 1920, ci sono disponibili tutti, c'è la ricerca proprio per nome e cognome. Si può rileggere il colonialismo, anche il colonialismo italiano, e poi lo vedremo anche in connessione con lettere, con attenzione alle diverse minoranze e alle diversità. Vedo che prendete appunti, vado piano. Poi tanto vi arriveranno le slide, quindi avrete tutto il materiale. I diversi punti di vista, vincitori e vinti. Le invasioni barbariche, noi le vediamo così, invasioni di popoli che non avevano, che non erano all'altezza della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Come vedono le invasioni barbariche i popoli germanici? Le crociate in Terra Santa, come le vedono gli arabi? Gli europei in America, è stata una scoperta, la scoperta dell'America. Bene, ma è stata anche una conquista. Qual è il punto di vista di chi ha subito questa invasione? La sorte dei diversi paesi europei nelle guerre. Vi racconto un aneddoto molto veloce che però vi fa capire un po' poi come si ripensano anche le cose fatte in precedenza. Una sera ero a cena con due mie amiche, insomma anche loro insegnanti di lettere, mi ricordo com'è caduto il discorso sulla Seconda Guerra Mondiale, e una di loro ha fatto: ma che ha fatto la Romania durante la Seconda Guerra Mondiale? Ho detto: cavolo, la Romania durante la Seconda Guerra Mondiale. E siamo andate a googolare Romania Seconda Guerra Mondiale per vedere proprio che cosa era successo. Qual era stato il ruolo della Romania durante la Seconda Guerra Mondiale? E poi ho pensato, cavolo, io ho insegnato storia a un quinto e c'erano due ragazze rumene. Cioè, questo poi vi fa anche un po' ripensare, come dicevamo prima, no? L'educazione interculturale ci aiuta a ripensare noi stessi, ci aiuta a dare una visione, ci dà una visione nuova anche del lavoro che facciamo, magari che facciamo, io magari posso dirlo di meno perché ho pochissima esperienza, però qualcuno ha più esperienza, può riprocessare tutto quello che ha fatto, che ha detto, tutte le lezioni che ha impostato. L'unificazione dell'Italia, questa retorica dell'annessione, dell'Italia che finalmente si unisce. Ebbene, per il Sud non è stato esattamente una cosa così felice. Ho avuto modo di studiare nel corso del mio dottorato i biglietti scritti dai briganti. I briganti, da sempre additati come delinquenti, erano in realtà soldati, perché si erano schierati contro l'annessione piemontese del Sud al Nord. E su questo diciamo che si sta aprendo tutto un capitolo della storia revisionista, in particolare ho dimenticato di scriverlo, c'è Fulvio D'Amore che si è occupato proprio di raccogliere testimonianze e anche scritture di briganti abruzzesi. Questa è una, l'ho fotografata perché mi piaceva tanto, questa è la mia tesi. È uno dei biglietti scritti da Berardo Viola, un brigante, per chi lo conosce, della zona, diciamo, Sabina dell'Abruzzo,
A un certo punto Viola scrive a questo signor Martelli. Allora lui dice: ritornandomi a mente l'anno passato, nella montagna delle Pescule, il vostro garzone mulattiere caricò nel vostro casale 4 somme di grana, sacchi. Chiaramente questa è un tentativo di riscriverla, ma era difficilmente comprensibile. E io e 3 altri miei fidi compagni l'andevamo appresso e vedessimo che esso garzone scaricò le 4 somme alla sua casa, con un sommo silenzio alla villa di Oiano, e noi osservassimo tutto. Ora, sentite quanto è bello questo ragionamento. Se vi ruba un garzone, che gli passate uno buono salario, è di dovere e di ragione e di legge per Dio che vi rubbe anche io, che sono un disperato, che per me è fernito, sarà finito, finito tutto, e non ho più da sperare, mandatemi 100 piastre. Cioè lui giustifica il ricatto vedendo il garzone che ruba dal fondo del padrone sostanzialmente. E questa è una cosa che io ho già proposto in un quinto in cui ho insegnato italiano, a parte per farla riscrivere, perché è un italiano diciamo scritto da semicolti, e quindi per proporre proprio un passaggio linguistico all'italiano alto. Però credo sia particolarmente interessante mostrare questo punto di vista stupendo. E non so se conoscete i Ratti della Sabina. Ok, hanno scritto una canzone proprio su questa su questo biglietto di ricatto. Adesso non mi ricordo come si chiama. Insomma, loro riprendono soprattutto questa la morale del brigante, ecco, la morale del brigante si chiama, e riprendono appunto questa questa osservazione di Viola, che arriva a giustificare il proprio ricatto con la sua povertà sostanzialmente, e per il fatto che una persona stipendiata, che aveva visto una persona stipendiata da questo signore rubare. Ecco, proporre ai ragazzi anche delle interpretazioni diverse di uno stesso fenomeno. Ok, letteratura. Dante Alighieri. La Divina Commedia è particolarmente ricca, un distillato di tutte le culture conosciute nel Medioevo. In particolare propongo di far notare ai ragazzi come la lingua di Dante, che poi costituisce una parte molto cospicua del nostro serbatoio linguistico, sia in realtà abbia in realtà un sacco di lessemi che arrivano da diverse culture, arabismi, francesismi, ispanismi, germanismi. E in particolar modo dare valore al fatto che la Divina Commedia, come ormai abbastanza diciamo riconosciuto, ha tra diciamo i suoi padri, come dire, le fonti di ispirazione, i libri della Scala, quelli in cui Maometto appunto ascende verso Allah. Anche il De Vulgari Eloquentia, nel quale Dante ci propone questo viaggio meraviglioso attraverso i dialetti, le lingue, quelle che allora erano le lingue, non tanto i dialetti dell'Italia, ci aiuta a comprendere un punto di vista di un uomo che di fatto è vissuto nel Medioevo, ma che ha considerato la varietà linguistica come una grandissima fonte di ricchezza. Tasso, la Gerusalemme liberata, come viene rappresentato l'altro all'interno del poema. Il colonialismo italiano, e qui si può creare una connessione con storia, rileggere Pascoli, la grande proletaria si è mossa, la giustificazione al colonialismo italiano. Così come può essere utile rileggere alcuni autori che ci hanno fatto vedere da diversi punti di vista l'emigrazione italiana, di Amis, il suo viaggio in sull'oceano, il poemetto di Pascoli, Italy, Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Sciascia, il mare color del vino, questo tentativo di emigrare, e l'ultimo, Gian Antonio Stella, quando gli albanesi eravamo noi. Tra l'altro Gian Antonio Stella ha aperto un blog, adesso perdonatemi ma non mi ricordo come si chiama, in cui
propone delle parodie sull'emigrazione italiana, mettendola a confronto con l'attuale immigrazione in Italia. Comprendere il sentimento dell'abitare due mondi, il dramma nelle tranchée, ma anche il dramma di Mohamed Chehab in Ungaretti. È un sentimento tipico dei migranti. Ecco, questo andrebbe veramente riletto anche in chiave interculturale. Letteratura dell'immigrazione, vi propongo alcuni titoli. Kuma, io venditore di elefanti, Metnani immigrato e Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, molto carino, di Lapussa. Geografia. Allora, una proposta velocissima. Le carte che hanno, siamo abituati a vedere la carta di Mercatore con l'Europa al centro, grande rispetto a tutti gli altri continenti, mostrare geografiche che hanno carte, che hanno centri diversi. La Cina in questo caso, i cinesi rappresentano così, si mettono al centro, come noi europei ci mettiamo al centro. La carta di Peters, che nel 1973, Peters che è un cartografo tedesco, molto sensibile appunto alle istanze di equità commerciale e economica, tratteggia la sua nuova carta, che rende effettivamente conto delle proporzioni che esistono tra i diversi stati. Guardate quanto è piccola l'Europa, quanto è grande l'Africa, l'effettiva, quanto contiamo, no? Rispetto alla carta di Mercatore, qual è la differenza, anche solo a colpo d'occhio. Matematica, io non essendo una matematica, propongo dei lessemi che vengono dall'arabo, quindi sicuramente i colleghi di matematica avranno delle idee e delle pratiche migliori delle mie, però valorizzare i contributi delle culture orientali, per esempio dicendo che algebra, algoritmo, cifra, zero, vengono dall'arabo. Dire che la X è l'incognita che già viene utilizzata dai testi arabi mi sembra un buon punto di partenza per mettere anche al centro, per recuperare l'importanza di culture altre anche all'interno delle nostre classi. Musica. Il jazz, il blues, il retroterra culturale che sta dietro a questi generi e soprattutto i testi musicali dei figli degli immigrati. Sicuramente vi sarà capitato, e adesso ci lavoriamo un po', di sentire la canzone di Gali. C'era io mentre parcheggiavo, un ragazzo mi ha detto ma vai via e stava ascoltando questa canzone. Ci sono altri artisti molto apprezzati dai nostri studenti e che hanno, ormai si parla di visualizzazioni, di quanto scaricano da Spotify, hanno tantissime visualizzazioni su YouTube. Chi sono questi ragazzi? Sono figli di immigrati. Alcuni di loro sono giunti in Italia, sono nuovi arrivati, altri sono di seconda generazione. Quello che sicuramente avrete ascoltato di più è l'italo-tunisino Gali, che ha scritto Cara Italia, adesso guardiamo un attimo il testo. Poi abbiamo la Jung della Sierra Leone, Maruego, nato in Marocco, e Rancore. Guardate un po', qualcosa vi dovrebbe suggerire questo nome, questa scelta, no? Rancore. Tarek Jurcic, nato da padre croato e madre egiziana. Allora, iniziamo un po' ad entrare nel vivo del nostro incontro parlando di lingue. Se vi ricordate, vi avevo detto che... Prego. In questo elenco mancano le scienze. In particolare... Ho chiesto scusa perché... In particolare, sì. Un argomento che è collegato un po' al razzismo, eccetera. Certo. Manca tutta la questione della biologia delle... Mi sembra interessantissimo, sì. Questa è una cosa fondamentale. A parte, grazie. Per non snobismo la fisica, no? È proprio assente. Ma le scienze sono fondamentali, la biologia è fondamentale. Assolutamente sì. E lì ci sono delle cose che vanno in giro da 50 anni. Ci sono tutti i lavori di Richard Lehmann, eccetera,
E da lì si vede la differenza, la razza è una cosa inesistente. Ecco, sì. Questo è un argomento che va sicuramente inserito. La ringrazio molto. Io infatti aspettavo soprattutto da voi, dal pubblico presente, qualche contributo. Anzi, se qualcuno si vuole unire subito, altrimenti c'è uno spazio proprio dedicato a questo, dalle buone pratiche. La ringrazio, professore. Niente? Andiamo avanti allora. Ok, allora, il punto numero 7 di Diversi da chi. Se vi ricordate, abbiamo parlato di valorizzare la diversità linguistica. Perché è importante valorizzare la diversità linguistica? Allora, Skutnab Kangas è una studiosa finlandese che si è occupata di studi sull'apprendimento, acquisizione della lingua seconda e appunto la studiosa insiste sul diritto di imparare e di utilizzare la madrelingua per i ragazzi che arrivano e che apprendono una lingua nella nazione in cui approdano. Anche qui dobbiamo cercare di sforzarci e passare dal multilinguismo, cioè esistono tante lingue, al vero e proprio plurilinguismo, cioè la presenza all'interno del repertorio di diverse lingue, oltre che della propria. I documenti sul plurilinguismo. In Italia moltissimi, tutte le associazioni principali della lingua, quindi Associazione ASLI, Società di Linguistica Italiana, SIG, Società di Glottologia, hanno insistito sulla necessità di mantenere il plurilinguismo. In particolare vi cito tre documenti. Uno è il gruppo Gischel, che ha appunto autore di queste 10 tesi per l'educazione linguistica, di cui ho parlato anche l'anno scorso nel mio intervento sulla lingua delle tecnologie informatiche, 7 tesi per la promozione di politiche linguistiche democratiche della Società di Linguistica Italiana, e quello che vediamo oggi è conoscere e usare più lingue un fattore di ricchezza. Guardate che cosa dicono gli studiosi. Questo documento è stato sottoscritto nel 2013 in uno dei convegni all'Accademia della Crusca ed è stato scritto da due linguiste, Silvana Ferreri e Miriam Voghera. Conoscere e utilizzare più lingue è un fattore di ricchezza, un ausilio potente per la crescita cognitiva, intellettuale e sociale dell'individuo e dell'intera comunità. I dati provenienti dalle scienze del linguaggio da tempo concordano sul fatto che il plurilinguismo non solo è un dato fisiologico della specie umana, ma è fattore di sviluppo e di crescita. Le dinamiche che si instaurano tra le varie lingue, anziché divenire motivo di separatezza, esclusione e conflitto sociale, devono essere guidate e indirizzate per ottenere risultati, prima di tutto educativi, che non solo permettano relazioni positive tra le culture di cui sono portatrici, ma garantiscano il pieno sviluppo linguistico e cognitivo individuale. Come si dà pari dignità alle lingue? Innanzitutto istituendo laboratori di lingua 1 che possano vedere la partecipazione dei ragazzi come protagonisti e delle famiglie, un laboratorio di cinese, un laboratorio di arabo. C'è stato un progetto molto bello nel 2012 sulla lingua della scuola e il curriculum plurilinguistico, un progetto di ricercazione al quale hanno aderito molte scuole. Se googolate LSCP escono tutti i lavori delle scuole in rete che suggeriscono buone pratiche e progetti che sono stati già testati e sono già stati fatti appunto in alcune scuole. Una pratica che potrebbe essere assolutamente utile è quella di mettere a scuola delle scritte, dei segnali, dei cartelloni con scritto entrata, uscita, presidenza, segreteria, che possano aiutare anche i genitori dei ragazzi ad orientarsi all'interno della scuola. Magari arriva una mamma che non parla l'italiano, farla sentire a casa in questo modo, oppure creare far sentire a casa anche il ragazzo quando sta in classe, mettere per esempio
una cosa molto banale, un'etichetta sopra la lavagna, con lavagna scritto nelle diverse lingue presenti in classe, armadio, banco, aiuterebbe il ragazzo e lo farebbe sentire sicuramente meglio all'interno della scuola. Quello che vi propongo è un'attività che non ho inventato assolutamente io, ma è ripresa dal toolkit d'Europa, recentemente uscito. È un kit, appunto, di attività da fare per gli alunni e i migranti che arrivano in Italia. È stata un'iniziativa presa dal Consiglio d'Europa, c'è stato un comitato scientifico a cui ha partecipato anche l'Italia, in particolare con l'Università per Stranieri di Perugia, e appunto sono stati pubblicati, resi pubblici, questi tool. Il tool numero 16 è molto carino, è il ritratto plurilingue, un'occasione di riflessione per te. Se utilizziamo, questo chiaramente è già stato fatto da una... Punjabi è la prima lingua, tedesco, inglese, hindi, probabilmente da una ragazza indiana. Sottoporre ai ragazzi, chiedere ai ragazzi proprio di colorare questa figurina con le loro lingue, porterebbe sicuramente a una discussione in classe molto, molto interessante. Perché? Perché non solo sarebbe interessante per i ragazzi che vengono da fuori, ma anche un'occasione per riconoscere il plurilinguismo che è proprio di tutti noi, anche i dialetti sono lingue, quindi far portare i ragazzi alla consapevolezza che tutti siamo plurilingui in realtà potrebbe essere una base di partenza. Questa in realtà è un'attività che io faccio sempre all'inizio dei miei corsi di italiano L2 al CIPIA, perché mette i ragazzi subito sviluppa subito una riflessione sul proprio repertorio ed escono discussioni interessantissime, tipo perché hai colorato magari il cuore con il rosso piuttosto che la testa. Alcuni mi dicono: professoressa, questa lingua sta nella mia testa, questa lingua ci ho colorato le mani perché mi serve per fare cose pratiche qui in Italia, per esempio l'italiano, no? Oppure tanti mi dicono: la mia lingua, la prima lingua, sta qui, ci ho colorato il cuore con la mia prima lingua. E quindi può essere appunto una buona pratica per iniziare a riflettere sul proprio repertorio linguistico. Andiamo a riflettere anche sulla purezza dell'italiano. L'italiano è una lingua pura? Una riflessione sul lessico dell'italiano. Facciamo vedere ai nostri ragazzi che la nostra lingua in realtà accoglie tantissimi arabismi, non solo che arrivano non solo dal linguaggio matematico, ma anche dal cibo, verdura, frutta, germanismi, francesismi e ispanismi. C'è un libretto di Luca Lorenzetti che poi vi metterò in bibliografia, che è consultabile e può essere un valido aiuto se decidete di fare un piccolo corso di lingua ai vostri ragazzi. Ugo Schuchart, uno dei padri della linguistica moderna, ci dice: non esiste una lingua completamente pura. E ce lo dice anche il nostro Giacomo Leopardi. Conservare la purità della lingua è un'immaginazione. Guardate che cosa dice alla fine. Impedire alle lingue la giudiziosa e conveniente novità non è preservarle, ma tutt'uno col guidarle per mano e condannarle e trascinarle forzatamente alla barbarie. E qui arriviamo alla canzone che vi dicevo prima, questa canzone di Gali. Io la sentivo sempre, per capirci è la canzone che viene utilizzata per lo spot della Vodafone. Chi di voi la conosce? Giusto per capire... Sicuramente l'avete sentita tante volte, ok. Allora, io ho utilizzato questa canzone proprio come prima lezione per il mio corso B1 che ho iniziato al CIPIA da poco, non solo perché mi sembrava una canzone tematicamente molto interessante, ma perché fa vedere come in realtà in un testo che è diffusissimo tra i ragazzi
Il testo italiano ospiti anche parole e espressioni straniere. Ve le ho sottolineate: maschenada, dinero, undo stress, suspense, sequel, cachet, shakera, freestyle, interland. Ci sono prestiti adattati e prestiti non adattati, starter pack. Questa canzone non solo si offre appunto come riflessione, e adesso ne parliamo con alcuni colleghi che sono venuti a trovarci all'interno della classe, ed è sicuramente sono argomenti che ai ragazzi interessano tantissimo. Gali è uno dei cantanti che attualmente ha più visualizzazioni su YouTube, su Spotify, e più, come si dice, questa è una delle canzoni più scaricate in Italia, ecco, così si dice adesso. Ma mostra anche come l'italiano effettivamente non sia una lingua pura, ma ospita al suo interno dei prestiti adattati, ma soprattutto prestiti non adattati, che però sono assolutamente comprensibili dai nostri ragazzi. Allora, siamo arrivati alla fine della prima parte. Che innanzitutto, se avete qualche cosa da dire, volevo condividere qualche buona pratica. Se avete avuto modo di fare progetti in classe, di lavorare su qualche cosa, vi lascio 5 minuti, intanto ci pensate, e volevo far venire i nostri amici di Cerchio. Allora, loro sono dei colleghi di Cerchio dell'Istituto Fontamara. Parlando un po' al master sulle buone pratiche, stavamo parlando appunto di questa canzone di Gali. Vuoi mettere? No, mettiti comoda. Sì, fai tu. Stavamo parlando appunto della canzone di Gali, e ho detto, sai, l'altro giorno appunto ho aperto il mio B1 con la canzone di Gali, è molto carina, ha dei temi veramente interessanti, e la collega mi ha detto, guarda che io ci ho fatto un progetto a scuola, alle scuole medie, ed è stata una cosa molto interessante. Allora le ho chiesto gentilmente se potesse condividerla con tutti voi. Intanto magari se voi volete pensare condividere qualche pratica, qualche progetto, una lezione, qualche idea con noi, io sarei ben felice. Lascio la parola a Vincenza Nanni. Allora, io ti ringrazio perché sono onorata di condividere un laboratorio che è nato quasi per caso con il collega Corrado Fasciani. In realtà è partito tutto dai ragazzi, perché loro ci invitavano ripetutamente ad ascoltare questa canzone. Io conosco Gali perché ho anche dei nipoti che canticchiavano Gali, canticchiavano Happy Days, e quindi cantavo sempre questa Happy Days, che è uno dei primi successi. Poi invece i ragazzi, ma professoressa, ma l'hai sentita Caritalia? Ma guarda che Caritalia è più bella, la dobbiamo sentire. Allora io mi sono lasciata trascinare da loro, e siccome la conoscevano tutti, e mi sono incuriosita, che vuol dire che la conoscevano tutti? In realtà la conoscevano sia i ragazzi italiani che i ragazzi stranieri, perché noi abbiamo delle classi multietniche e abbiamo delle varie rappresentanze da parte un pochino di tutto il mondo. La realtà dove insegniamo noi è un pochino rovesciata, noi abbiamo soprattutto un'incidenza marocchina, perché la vicinanza con il Fucino ci condiziona. Abbiamo anche ragazzi rumeni, e quest'anno abbiamo anche dei ragazzi rom, e quindi l'estrema curiosità di vedere che anche loro conoscevano a memoria tutta la canzone. Allora abbiamo pensato di proporre un'attività. Abbiamo lavorato a classi aperte. Io ho chiamato questo laboratorio Piccola Didattica Interculturale perché, a mio parere e a parere anche del collega che mi ha affiancato in questa proposta, ci muoviamo sempre a piccoli passi, perché sono esperimenti che noi proponiamo che non sempre poi hanno successo. Invece questo ha avuto successo e vuole essere soprattutto uno spunto di riflessione, perché in realtà sono venute fuori delle cose interessantissime. E adesso magari le analizziamo una alla volta e vediamo i vari punti di vista. Ecco, questo ci ha affascinato, i diversi punti di vista. Allora siamo partiti, insomma, nell'ascoltare la canzone, e mi aveva colpito soprattutto questa frase, perché sono ancora un po' bambino, un po' italiano, un po' tunisino.
E noi, insomma, avendo queste classi multietniche, spesso ci troviamo a parlare con i ragazzi che vengono dal Marocco oppure sono nati in Italia ma da genitori stranieri. E mi ha colpito rispetto a questa osservazione. Io dissi una mattina in classe: ah, Gali dice, sono un po' italiano, un po' tunisino. E un ragazzo che si chiama Josef, che è un ragazzo che ha la mamma polacca e il papà marocchino, è nato a Reggio Calabria, quindi una realtà molto particolare, e mi ha detto: lui è un po' come me. Ho detto: perché è un po' come te? E mi ha detto: perché io mi sento un pochino così. Allora, niente, siamo partiti con questa attività e abbiamo immaginato di fare che cosa? Di far ascoltare a classi aperte, quindi una prima C, una seconda D e una seconda C, e quindi tre classi, di far ascoltare loro il brano di Gali e di mandare sulla LIM il testo della canzone e di proporre loro, visto che la conoscevano a memoria, di scrivere su un pezzettino di carta qual era la frase che li aveva più colpiti e poi di chiudere questo pezzettino di carta e di raccoglierlo in una scatola. Abbiamo fatto ascoltare la canzone, hanno preso appunti, tutti molto attenti, e alla fine dell'esperimento abbiamo raccolto tutti i pezzettini di carta nella scatola e abbiamo chiamato, naturalmente anonimi, non abbiamo chiesto loro di mettere il nome perché se non si fossero sentiti di palesarsi non avrebbero dovuto assolutissimamente farlo. E abbiamo chiamato una bambina a pescare il primo fogliettino, che è stato questo, quello proprio di Josef, Fatalità. Fuori dal gregge. C'è un passo della canzone in cui dice che lui si sente fuori dal gregge. E Josef ha fatto questo disegnino dell'Italia, ha disegnato tutte pecorelle bianche e al centro, più o meno all'altezza dell'Abruzzo, ha messo una pecora nera e ha scritto: Gali si sente come una pecora nera in un gregge di pecore bianche. Al che io ho detto: ma sai, Josef è sempre il ragazzo da cui è partita l'ispirazione. Ha detto: ma perché dici questo? E tu come ti senti? Perché anch'io qualche volta mi sento una pecora nera, però qualche volta, non sempre, qualche volta però una pecora nera in mezzo a tante pecore bianche un pochino mi ci sento. E allora ho detto: ma perché, dimmi? Perché in Italia chi è figlio di straniero non può sbagliare. Perché non può sbagliare? Perché papà, se sbaglia qualcosa al lavoro, il lavoro lo perde. E lì è partita, insomma, a parte il nostro stupore perché la riflessione era molto forte. Vabbè, poi c'erano le classi aperte, non potevamo, abbiamo dato spazio anche agli altri. Ecco perché vi dico, vi do degli spunti di riflessione perché ognuno ha detto qualcosa di veramente interessante. Poi, dopo Josef, abbiamo pescato questo invece che è stata la riflessione di Mohamed. Mohamed è un ragazzo marocchino, neo arrivato, che si è inserito ad anno già avviato. Lui è proprio nato in Marocco, invece una realtà completamente diversa, e lui ci ha evidenziato la parte dove dice che si sente fortunato alla fine del giorno. Al che io ho detto: ma mi puoi scrivere sotto perché ti senti fortunato alla fine del giorno? E lui mi ha scritto: perché sono a Italia. E è stato bellissimo perché lui era, mi ha detto: perché io sono felice di stare a Italia. E sono felice anche di stare con mamma e papà a Italia. E lì, anche per questo, noi ci siamo stupiti perché ci ha disorientati, no? Due punti di vista completamente differenti. La maggior parte di loro hanno evidenziato, sia italiani che stranieri, hanno evidenziato anche questa frase: il giornale ne abusa come fosse un alieno. Pierpaolo di prima C è un... Sì, non ho capito. Delle notizie, sì, perché c'è un passo della canzone in cui dice che si abusa delle notizie dei giornali, e il giornale ne abusa delle notizie sugli stranieri e li fa passare per alieni. Pierpaolo di prima C è figlio di una coppia mista, e la mamma è una ragazza italiana e il papà è un ragazzo di origine rom. E invece Lorenzo italianissimo, Ioana è una ragazza rom, nata in Romania.
E al che ho chiesto un pochino a tutti perché avessero scelto questa frase, quella che ci ha più colpito è stata Ioana, una ragazza rom, ha detto perché io a volte mi sento un'aliena quando spesso sto in fila al supermercato e le persone che sono in fila come me mi danno della ladra senza motivo. E era capitato pochi giorni prima il fatto di essere stata aggredita in fila al supermercato per aver comprato uno di quegli snack e pare che una persona di mezza età, un uomo, l'avesse comunque insultata dicendo perquisitela, guardate nelle tasche. Lei era rimasta particolarmente scioccata perché ha detto io non ho rubato niente, sto facendo la fila, sto pagando. E quindi lei mi ha detto a volte mi sento un'aliena e mi dà fastidio. Poi c'è questa ragazza che è una ragazza rumena che vive in Italia ormai da tanto tempo e lei ha scelto io TVB cara Italia, sei la mia dolce metà. Perché? Perché poi ce lo spiegherà poi negli elaborati, perché poi siamo partiti dalla frase che avevano scelto per elaborarla anche in un certo senso, lo vedremo dopo, lei si ritiene tutte e due le cose, italiana e rumena. Questa invece è la testimonianza forse che mi ha colpito un pochino di più, è la sorella di Ioana, Denise, sempre rom, e abbiamo fotografato insieme a Corrado proprio i loro pensieri perché ci sembrava che fosse più d'effetto. Sì. Lei ha scritto, la frase che mi piace di più è la parte dove dice oh, quando mi dicono vai a casa, io rispondo sono qua. Mi ha detto, noi spesso ci sentiamo dire vattene a casa tua, tornatene a casa, perché stai qua? E io rispondo sempre, ma io sono nata in Italia, perché al contrario della sorella lei è nata in Italia. Ma il problema, mi ha risposto, professoressa, non è il mio. Il problema è che io non mi sento diversa, sono gli altri che mi fanno sentire diversa e tutta la fatica che stai facendo tu non serve proprio a niente, mi ha detto. Perché tu ti impegni tanto, ma tanto non cambia nulla. Quindi proprio una visione terribile. Questa invece è la testimonianza del cugino delle ragazze, perché noi abbiamo tutta la famiglia. E lui ha la stessa visione di Mohamed, perché lui è felice invece di stare in Italia, probabilmente perché vive differentemente la condizione, perché spesso le ragazze vengono portate a chiedere l'elemosina, invece i ragazzi, i maschietti no, quindi lui si sente proprio fortunato. Si sente fortunato e mi ha detto che si sente esattamente italiano, rom e rumeno alla stessa maniera. Questa invece è la riflessione di un ragazzo italiano, qual è la differenza tra sinistra e destra, cambiano i ministri ma non la minestra. E lui mi ha detto, guarda professore che comunque io questa frase l'ho capita, tanto lo so che l'ho scelta soltanto io, perché tanto chiunque va lì la pensa sempre alla stessa maniera. E ho detto sì, ma spiegami, ma che significa? E lui mi ha detto che non cambia mai niente, in Italia è sempre tutto uguale. Questo è Samuele invece, il fratello più piccolino delle due ragazze, che ha scritto fuori dal gregge. Perché? Perché lui dice che comunque, nonostante vivono un pochino tutta la famiglia questa situazione, dice vabbè, nonostante io stia in una classe eccetera, però comunque mi sento come un pesce fuor d'acqua a volte. Questo invece è Christian, che è un ragazzo metà italiano e metà ucraino, e mi ha scritto quando mi dicono vai a casa rispondo sono già qua. E poi ha scritto una riflessione a matita, forse si è data la possibilità di cancellarlo. Questa frase mi fa pensare che le persone sono razziste e non vogliono aiutare le persone in difficoltà o gli stranieri. Gli italiani giudicano gli stranieri e li credono invasori e alieni e fanno tutto il possibile per farli soffrire e cacciarli via. Probabilmente c'è una componente dettata anche dal fatto che la mamma sia arrivata in un dato momento in Italia, che forse non sia stata accolta tra virgolette come pensava. Questo invece è un ragazzo italiano di prima C, ha scritto il pezzo che mi è piaciuto di più su Cara Italia di Gali è Oe Oio TVB Cara Italia, sei la mia dolce metà. E lui ha risposto perché io sono italiano
italiano e quindi non è... Queste invece sono delle riflessioni che io ho evidenziato perché ci sono state delle ragazze che hanno approfondito un pochino queste frasi e quindi hanno fatto dei veri e propri temi sull'argomento. E questa ragazza italiana ha scritto: il cantante in una frase si definisce un pazzo che legge, uno fuori dal gregge. Interpreto questo come un atteggiamento del cantante che si è perfettamente integrato nella società italiana, che si è aperto alla nostra cultura e non ha posto limiti alla sua conoscenza, anzi che grida un'apertura mentale. Una mentalità aperta che non dimostrano quelli che non stanno al passo con i tempi, quelli che considerano cattivo tutto ciò che è moderno, che credono alle parole, e di cui è partito per me, di cui si riempiono i giornali, poco vere, di cui si riempiono i giornali. Questa l'ho considerato il punto di vista proprio di una ragazza italiana, che vede comunque... con distacco il fenomeno, non c'è un vero e proprio coinvolgimento, però c'è la constatazione che i tempi stiano cambiando e che ci si debba aprire. Invece questa ragazza, sempre italiana, ci ha fatto riflettere perché con Corrado qui ci abbiamo visto un velato distacco e un velato pregiudizio forse. Lei dice: in questo brano ha scritto come si sentono quelli che hanno capelli e pelle diversi dagli italiani, hanno paura di vivere. Quando mi dicono vai a casa, rispondo sono già qua, vuol far capire che c'è molta gente cattiva che esclude questi stranieri. Già nell'aver indicato stranieri tra virgolette ci ha fatto capire che comunque c'è il distacco, ma anche loro devono vivere, anche loro sono uomini. E lei invece ci ha fatto, e sono arrivata alla conclusione degli spunti di riflessione, lei invece ci ha colpito molto perché è la stessa ragazza di prima che aveva scritto nel pezzettino di carta io TVB cara Italia sei la mia dolce metà. Lei si medesima tanto invece in Gali. Dice: io mi sento fortunata alla fine del giorno. Lui parla di sé e dice: e se anche può essere preso in giro, lui è lo stesso felice di vivere in Italia. Questo vale anche per me. Sono felice di essere qui, anche se alcune volte non mi sento felice. Quindi c'è questa contraddizione. Altre frasi molto belle sono: come fossi un alieno senza passaporto. Per me tutti sono uguali, anche quelli più ricchi. Gli stranieri vengono definiti alieni perché vengono ad invadere un altro territorio. Penso, quando dice, quando mi dicono vai a casa, pensano che lui voglia far capire a noi che se anche è stato preso in giro per la sua provenienza, cosa che lei ha subito evidentemente, casa sua era qua. Io TVB, cara Italia, perché alcune volte l'Italia non lo faccia star bene. Quasi tutte le cose che lui dice ricombaciano a me, è una ragazza rumena, perché gli stranieri quasi sempre, tutti hanno sempre una brutta reputazione, tranne per gli stati più forti. E qui c'è la componente del fatto che lo straniero è diverso a seconda della provenienza. Io come lui voglio bene a questo paese, ma anche a quello natale, e penso che io sia entrambe. Questa è stata la nostra esperienza, da cui poi trarremo tante riflessioni, abbiamo proposto anche laboratori, ma penso che questo sia riuscito bene per quanto riguarda i nostri intenti. Complimenti, perché è bellissimo. Dunque, ho guardato un po' l'orario, direi di fermarci 10 minuti, ok, così respiriamo un po', vi riposate un attimo e poi alla fine della seconda parte, quella sull'italiano e le due, magari vorrei che ci fossero altri interventi sulle buone pratiche, ok? Ci vediamo tra 10 minuti. Ok, allora ricominciamo con la seconda parte. Sì,
Mi ascoltate? Ok, mi sentite? Mi sento? Ok, allora la seconda parte vi dico già che è un pochino più impegnativa, so che siete stanchi ma dobbiamo affrontare dei nodi un po' più... Ok, allora, ricominciamo dalla glottodidattica. Quando parliamo di insegnamento e apprendimento delle lingue dobbiamo far riferimento alla scienza che si occupa appunto di apprendimento, acquisizione delle lingue. Stiamo parlando della glottodidattica. Alcuni principi, alcune bussole che ci aiutano a programmare i corsi e a monitorare i corsi. Innanzitutto partiamo da un concetto molto semplice. Nel passaggio tra L1, quindi la lingua di riferimento, la lingua madre, e la seconda lingua, la lingua che chiameremo target, cioè quella che vogliamo acquisire, apprendere, l'apprendente passa per un sistema che è tipico proprio di chi apprende una lingua. Questo sistema è stato definito nel 1972 interlingua da Selinker. È un sistema nel senso che ha delle regole proprie, è assolutamente personale, è di natura transitoria, cambia in continuazione e soprattutto è un sistema che procede per ipotesi di fenomeni linguistici ed errori. Lo studente, l'apprendente, anzi, si rende conto di sbagliare e ritara la regola. Per moltissimo tempo si è creduto che la L1 fosse un male da estirpare nell'ottica di acquisizione e apprendimento dell'L2, perché si è pensato che la prima lingua dell'apprendente creasse un ostacolo forte all'apprendimento della seconda lingua. Gli studi degli anni 70 di Cummins, che ha ripreso gli studi di quella linguista finlandese di cui vi parlavo, Skudnab Kangas, ci ha parlato della teoria dell'interdipendenza linguistica. Allora, la metafora che è più conosciuta è quella dell'iceberg, cioè abbiamo una prima lingua, la sentiamo nelle sue manifestazioni. Facciamo un esempio: noi siamo italiani, stiamo apprendendo il francese, ok? Per moltissimo tempo si è pensato che italiano e francese fossero due sistemi a compartimenti stagni, non dialogassero tra di loro. Che cosa ci dice Cummins? Guardate che sotto a quello che vediamo, sotto alla superficie del mare, c'è un motore unico, un'unità centrale che in realtà aiuta tramite le scaffalature, pensiamo a Brunner, anche l'acquisizione della seconda lingua. Scusate, eccoci qua. Quando parliamo di seconda lingua è imprescindibile parlare della Bibbia. Il QCER, quadro comune europeo di riferimento delle lingue, anche conosciuto come framework, il documento che nasce per input del Consiglio europeo per creare, per omogenizzare l'apprendimento e insegnamento di qualsiasi lingua. Il QCER è il documento di riferimento per insegnanti, enti certificatori, studenti e per la costruzione operativa di curricula. Serve per costruire prove di valutazione, è uno strumento tassonomico, ha diviso le competenze, le ha parcellizzate e le ha messe in ordine. E poi vedremo qual è l'ordine delle competenze. È uno strumento descrittivo e non è prescrittivo, lascia molta, molta libertà alla didattica, pur dando dei paletti abbastanza fissi. Ed ha un approccio orientato all'azione, cioè, e qui vorrei dirlo forte e chiaro, conoscere una lingua non significa conoscere la grammatica della lingua. Conoscere una lingua significa saper utilizzare la lingua in determinate situazioni, finalizzata a funzioni comunicative. E il framework ci dice appunto questo: non è tanto importante utilizzare la regolina di grammatica, ma sapersi esprimere in determinati contesti, capirsi, farsi capire, creare una connessione comunicativa. Ha criteri di trasparenza ed è assolutamente coerente e soprattutto abbiamo detto che è uno strumento flessibile, cioè tutti possono consultarlo e poi partire da lì per impostare la didattica. Il framework ha stabilito i livelli di competenza, li conosciamo tutti, da A1 a C2 abbiamo una prima parte, il principiante, che muove da A1 a 2,
una fase intermedia B1, B2, una fase avanzata C1, C2, insomma C2 rappresenta proprio la padronanza linguistica della seconda lingua. E vediamo che cosa ci dice il framework a proposito del plurilinguismo. Chi apprende una lingua straniera o seconda e la relativa cultura non cessa di essere competente nella propria madrelingua e nella cultura ad essa associata. E la nuova competenza non è del tutto indipendente dalla precedente. L'apprendente non acquisisce semplicemente due modi distinti di agire e di comunicare. Chi apprende una lingua diventa plurilingue e sviluppa interculturalità. Abbiamo fatto l'esempio del francese e dell'italiano. Un francese che apprende l'italiano, un italiano che apprende il francese, essendo due lingue neolatine, hanno molta più facilità proprio in virtù della somiglianza tra le due lingue, tanto più la distanza strutturale aumenta tra le due lingue, quanto minori saranno le ipotesi fatte all'interno dell'interlingua. Non so se mi sono spiegata, cioè una lingua, prendiamo un francese che impara l'italiano e un, non so, un pakistano, una persona che viene dal Pakistan che impara l'italiano. È normale che il francese impara prima, è avvantaggiato rispetto all'italiano, perché? Perché ha delle scaffalature che riprende dalla prima lingua e in questo riprendiamo appunto la teoria di Cummins. Un altro glottologo che va assolutamente citato è Stephen Krashen, che si è occupato per tantissimo tempo degli studi di apprendimento e acquisizione della lingua. Tra l'altro la sua scuola è quella che ancora oggi fa scuola in Italia per la glottodidattica, per le scuole di glottodidattica delle diverse università. Krashen ci parla di un'ipotesi, sono cinque le ipotesi di Krashen, quelle che ci interessano per formulare, per mettere in piedi dei corsi per i nostri ragazzi sono sostanzialmente tre, vi spiego perché. Acquisizione e apprendimento sono diversi, l'acquisizione è quella riferita alla lingua 1, ok? La lingua madre che apprendiamo in contesti non istituzionali e spontaneamente, che finisce in una zona del nostro cervello più, diciamo, che si stratifica di più, rimane per tutta la vita. È come quando impariamo ad andare in bici, ok? Quella è acquisizione. L'apprendimento, invece, fa riferimento proprio a quando l'apprendente impara una seconda lingua in un contesto istituzionale. L'altra ipotesi che dobbiamo tenere in considerazione, ed è strettamente connessa alla prima, è l'ordine naturale. Ogni apprendente segue un ordine naturale, cioè la regola grammaticale viene acquisita dall'apprendente, le regole grammaticali vengono acquisite indipendentemente dalla loro presentazione, dalla più semplice alla più difficile. E qui ci facciamo aiutare da tutte le teorie che conosciamo sull'apprendimento, da Vygotsky, quindi la zona di sviluppo prossimale, Brunner, Ausubel, quindi dobbiamo cercare di dare degli input ai nostri studenti che non siano troppo difficili ma neanche troppo facili, bisogna cercare di centrare quel più uno per capirci. Quindi dobbiamo cercare di dare sempre quel qualcosina in più che aumenta la competenza e poi da quella competenza scaffolding, si riparte e si aumentano e si arriva sempre più vicino a quel livello C2 che significa padronanza in L2 sostanzialmente. Ipotesi del filtro affettivo. I ragazzi messi in una condizione di stress e emotivamente, diciamo, provati emotivamente anche da una verifica, da una situazione non serena, tendono ad acquisire meno di ragazzi che invece apprendono in una situazione di serenità, di calma, di gioco. Pensate un po' a un tipo una diga che si alza, il filtro affettivo, e che quindi o rende possibile il passaggio di informazioni oppure si alza e blocca assolutamente le informazioni. Perché è importante per noi questo? Perché programmare un corso di italiano L2 significa sì, far sì che lo studente apprenda una seconda lingua, ma dobbiamo tendere all'acquisizione, cioè dobbiamo tendere a impostare dei corsi che abbiano il filtro affettivo basso, che seguano l'ordine naturale e che soprattutto rappresentino o comunque tentano di riprodurre quella che è l'acquisizione della lingua madre.
quali sono le competenze indicate nel quadro comune europeo delle lingue? Come vi ho detto prima, sapere una lingua non è soltanto conoscere, apprendere una lingua non è soltanto un problema di grammatica. Le competenze, tra le competenze linguistiche c'è anche la competenza grammaticale, quindi competenza grammaticale, morfologica, fonologica, lessicale, ok? Ma sono altrettanto importanti la competenza sociolinguistica, cioè che tipo di lingua utilizzo nei diversi contesti con i diversi interlocutori, e soprattutto le competenze pragmatiche. Queste, abbiamo parlato di quadro comune europeo che rappresenta delle lingue orientate all'azione. Io devo conoscere la lingua perché se vado all'ufficio di collocamento a consegnare il curriculum devo poter salutare, chiedere informazioni. Ok, queste sono le funzioni comunicative, non è soltanto la grammatica. I nostri ragazzi sono chiamati e si trovano a affrontare nel nuovo contesto una difficoltà legata alla lingua, non solo perché hanno difficoltà a parlare, ma anche perché non conoscono chiaramente l'italiano che Balboni ha definito microlinguistico, cioè delle diverse discipline, specifico delle diverse discipline. Ebbene, Jim Cummins, sempre il nostro professore della Toronto University, ci parla della differenza tra BICS, che sono le comunità, le abilità comunicative di base interpersonali, e le CALP, cioè quelle abilità che ci permettono di utilizzare una lingua decontestualizzata. Per capirci, BICS significa: io posso aiutarmi a comunicare anche con i gesti, con le mani, ok? Avere le CALP, cioè la possibilità di utilizzare una lingua extra contestuale, significa saper classificare, saper rispondere a domande, saper scrivere un articolo, quindi sono competenze trasversali a tutte le materie, a tutte le discipline. E chiaramente dobbiamo cercare di formare i ragazzi sia sulle abilità di base, sia sulle discipline che appunto loro affrontano. Bene, i corsi di italiano a stranieri, la scuola che cosa ha fatto sostanzialmente? In un primo tempo i primi arrivati si sono trovati in una situazione di, come dire, quasi di trasparenza, no? Sono stati messi nelle classi, la situazione è quella che la pedagogia ha definito sink or swim, cioè o ti salvi, o nuoti, o affoghi sostanzialmente, ok? Altre modalità che sono state utilizzate sono quelle separate, quindi il ragazzo che veniva messo in classi separate, c'è stata una clamorosa proposta qualche anno fa di mettere i ragazzi stranieri per un anno nelle classi separate. Oggi i nostri documenti hanno recepito e appunto promuovono la modalità integrata. Vediamo appunto come. Linee guida 2014. Ci danno subito, e questa è una meravigliosa teoria, ho sentito un appunto, ho un pochino da dire su questo. Linee di guida 2014 ci dicono perfettamente come bisogna agire con i ragazzi quando arrivano. Allora, prima fase, 3-4 mesi, 8-10 ore a settimana. Quello che andiamo a cercare è sicuramente un corso in orario extrascolastico per sviluppare capacità di competenze di base, e a settimana, sì, rispondo, rispondo, allora il discorso è questo, io sono particolarmente coinvolta in questo, mi tiro fuori un sassolino dalla scarpa, se me lo permettete un secondo e mezzo. Dunque, io insegno italiano a stranieri e sto sulla 023. Questa classe di concorso è stata creata per le scuole. Insegno al CIPIA, va benissimo, ma ci sono delle insegnanti bravissime, eccellenti, che sanno fare già il loro lavoro. Noi siamo nati per insegnare a scuola e per fare questo, che gli insegnanti curricolari giustamente non possono fare. Parlando con qualche dirigente scolastico, non so se tra di noi c'è qualche dirigente scolastico, mi hanno detto che la 023 non serve, l'ultimo una settimana fa, perché hanno dei docenti perfettamente formati, pronti a fare questo. Sì, tra l'altro.
Comunque, ecco, questa è la teoria. Mi piacerebbe che queste cose fossero messe anche in pratica. Ci sono dei docenti pronti a fare questo, che potrebbero occuparsi di questo a tempo pieno e non ne hanno la possibilità. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti. Approfitto di questo spazio semipubblico per dirlo a tutti. Quindi prima fase, abbastanza intensa. Seconda fase, diminuiscono le ore di laboratorio e subentrano le CALP, quindi queste competenze sui contenuti disciplinari, ma anche qui non è che lo studente viene buttato in classe, perché sennò torniamo alla situazione di sink or swim, ok? Questa deve essere un italiano mediato, adesso vediamo come. La terza fase è il curriculum comune, per i nativi, per i nuovi arrivati generalmente questo corrisponde al secondo anno. Il curriculum comune coi pari, con forme di aiuto in classe, con l'ausilio dell'insegnante di L2, che però non c'è come abbiamo detto, con l'aiuto del mediatore. L'obiettivo è una comunicazione efficace e appunto l'apprendimento curricolare. Le procedure, come si programma un corso di italiano? Io voglio dire anche un'altra cosa, che mi tolgo un altro sassolino, scusate. I corsi di 20 ore non servono a niente. Questo vorrei dirlo, insomma, prendere degli studenti con bisogni comunicativi diversi, che vengono da contesti diversi e che probabilmente hanno anche livelli diversi, e metterli tutti insieme in un corso così, insomma, 20 ore non serve a niente, permettetemelo, concedetemela. Ok, come si fa italiano L2? Quali sono le procedure? Si parte sempre dall'analisi dei bisogni dei ragazzi. Chiaramente si fa un test linguistico per comprendere la competenza, i livelli, quindi, che non sono scimmiottabili ma sono precisi, perché il quadro comune in questo è molto rigido, e si costruisce un sillabo e dopo si costruiscono le diverse unità di lavoro che appunto compongono il sillabo. I sillabi prescritti dal quadro comune europeo vanno nella direzione, come vi dicevo prima, di una lingua concreta che soddisfi funzioni comunicative e bisogni comunicativi, e quindi sono sillabi nozionali funzionali. Per capirci, io ho messo una situazione tipo, che le mie colleghe conoscono benissimo, al bar. Una situazione di questo tipo, al bar, presuppone delle funzioni: salutare, ordinare, chiedere il conto, ok? Quindi delle funzioni pragmatiche con le categorie grammaticali e sintattiche, quindi, non so, mi viene in mente dare del lei, gli allocutivi formali o il condizionale, vorrei. I sillabi sono tutti impostati così, cioè c'è la situazione comunicativa in strada, all'ufficio di, non so, di collocamento, in questura, e ci sono funzioni comunicative e categorie grammaticali, quindi dobbiamo procedere così. Le competenze indicate nel QCR, le abbiamo già detto, sono quella linguistica, sociolinguistica e le competenze pragmatiche. Andiamo a vedere come si struttura un UDA. Una cosa abbastanza fissa, che segue la tassonomia. Io adoro questo lavoro perché penso che a livello didattico questa disciplina sia veramente insomma avanti, ma non avanti alle altre materie, però insomma abbia recepito tutti gli studi degli ultimi anni in materia di didattica, pedagogia, psicolinguistica, linguistica, e quindi questa disciplina soddisfa in pieno la tassonomia di Bloom, per chi la conosce, obiettivi di padronanza, poi vediamo che li ritroveremo, conoscenza, comprensione, tra gli obiettivi di competenza, applicazione, analisi, sintesi, valutazione, obiettivi di espressione, creatività. Che cosa significa riprendere Bloom? Significa riprendere la struttura portante della tassonomia. Prima di comprendere un concetto occorre conoscerlo, prima di poterlo applicare bisogna averlo compreso, prima di analizzarlo dobbiamo essere in grado di applicarlo, per poterlo sintetizzare dobbiamo averlo analizzato, prima di valutarlo dobbiamo essere in grado di sintetizzarlo, è quello che abbiamo visto prima e che vediamo nell'unità. Dunque ci sono tanti modi di lavorare all'interno dei sillabi. Io mi fido di questa, dell'UDA di Balboni, la utilizzo e devo dire che è quella che, per quanto mi
il mio lavoro funziona, quindi continuo ad utilizzarla, poi magari sperimenteremo anche altro. Gli studi sono quelli appunto del professor Balboni, fatti insomma negli anni 2000, rivista anche recentemente. È un'unità di lavoro che segue la psicologia del Gestalt e che segue anche il rapporto di direzionalità del cervello, cioè la noi quando vediamo una persona, prima la riconosciamo globalmente, poi notiamo, vediamo una persona, poi vediamo che è bionda, poi vediamo che ha anche delle scarpe che ci piacciono particolarmente. E quindi appunto quest'UDA rappresenta esattamente il procedimento di conoscenza e apprendimento che è commisurato al nostro cervello. Le fasi sono queste, adesso le vediamo perché vi ho preparato un lavoro che ho fatto e messo in pratica. Motivazione, globalità, analisi, sintesi, riflessione, verifica finale e rinforzo. Una piccola unità di lavoro di 2 ore fatta così vi posso assicurare che porta alla padronanza, è quello che aveva teorizzato Bloom nel 1956. Allora, un'attività da fare in classe, un orario extra, insomma questa è poi una scelta dei docenti, comunicazione asimmetrica alla lettera formale. Ho immaginato di fare questa cosa in una classe, in un istituto tecnico di indirizzo informatica, di una classe quinta, primo quadrimestre, tutti i metodi, tutto quello che insomma noi compiliamo burocraticamente. Partiamo dalla motivazione. La motivazione, guardate cosa dice Balboni, è il prerequisito per l'apprendimento. La motivazione è importantissima in classe perché serve a sollecitare il ragazzo, a metterlo nella condizione anche emozionale di apprendere. Io ho scelto la lettera. Sì, la lettera come motivazione. Allora, questo lo dico, è il mio lavoro che ho fatto per il concorso 2016, che boh, questa era stata diciamo un'esperienza teorica e poi l'ho messa in pratica e devo dire che funziona benissimo e secondo me funzionerebbe anche in classi di L1 e L2 misti, perché serve anche ai ragazzi italiani per ripassare o comunque conoscere o comunque sviluppare la competenza nella stesura della lettera formale. Quindi motivazione, piccolo video con spiegazione, Totò Peppinella mala femmina, non serve che lo vediamo, piccolo brainstorming, a chi ho scritto lettere formali, a chi potrei scriverle, in quali occasioni è bene utilizzare un registro formale. Fase di globalità. La globalità serve ad avere una dimensione di comprensione, no? Quindi quelle che andiamo a sollecitare sono soprattutto le abilità ricettive. Quindi propongo una prima lettura del testo in plenaria, skimming, seconda lettura svolta da singoli, detta anche scanning, un esercizio di vero o falso svolto dai singoli e poi corretto in plenaria. La restituzione in plenaria è particolarmente importante perché rendere... Diciamo che la didattica dell'errore è assoluta per l'italiano L2, per quando si apprendono le lingue è sempre molto 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 utile e fatto in plenaria lo è, vi assicuro, ancora di più. Questo è il testo che ho proposto, è la candidatura per una posizione di una ragazza che scrive, questo è testo autentico, quindi preso direttamente da internet. Il vero falso, come vi dicevo, quindi prima fase globalità, quindi fingiamo che ci interessa, no, non è che fingiamo, però anche se l'obiettivo linguistico è diverso, cerchiamo innanzitutto che lo studente capisca il testo. Analisi, per capirci è quella che viene fatta con l'evidenziatore, cioè sottolineare, cerchiare, fare frecce. Si individuano quelli che sono gli elementi linguistici, pragmatici, funzionali, che serve per il nostro obiettivo, ok? Quindi chiediamo agli studenti di evidenziare le formule di apertura e chiusura, espressioni che esplicitano il motivo per il quale si scrive, riflettere sulla posizione dell'indirizzo del mittente, destinatario, luogo e data. Poi, questa vabbè, è una delle tecniche che viene utilizzate, pensa, accoppiati, nel senso trova un compagno e condividi,
Quindi in due scrivete le formule di apertura, di chiusura, di cortesia e le espressioni che esplicitano il motivo per il quale si scrive. Poi sempre a coppie, altro obiettivo, quello linguistico, gli allocutivi e i verbi al condizionale vengono cercati e si fanno ipotesi sul funzionamento. Questo vale sempre anche per la grammatica. Cercare l'elemento grammaticale e poi fare delle ipotesi. Quando i ragazzi hanno fatto delle ipotesi, si sistematizza la, si dà la soluzione. Quindi il tipo di didattica che facciamo è sempre bottom up, cioè dal basso fino in alto. È una didattica induttiva e non deduttiva. Non ti do la regola e tu fai l'esercizio, tu cerchi la regola e poi la riutilizziamo, ma tu l'hai trovata, è completamente diverso. Quindi questo ho ipotizzato che ci fosse una pagina del libro in cui c'era tutta la spiegazione sulle formule di saluto, le formule di apertura. Sintesi e riflessione sono due risvolti, diciamo, della stessa medaglia. Vengono utilizzate delle tecniche fondamentalmente per riflettere su ciò che si è fatto, per reimpiegare e fissare definitivamente questa regola. È lungo il procedimento, lo so, però porta a risultati sicuramente migliori. Esercizio a coppie su formule da utilizzare, riflessione sulle parti della lettera, esercizio sull'uso del condizionale e formule allocutive, eccoli qua. Esercizio a coppie, come scriveresti al tuo preside la formula di apertura, al presidente della tua squadra? Funzioni, informazioni per le tasse alla segreteria della scuola, scrivi all'ufficio provinciale dell'impiego perché c'è un tirocinio. Formule di saluto, uguale, no? Come saluteresti il preside dell'istituto, il capo dell'azienda dove svolgi l'alternanza? Un'altra lettera, bisogna trovare i paragrafi, quindi indirizzo del mittente, indirizzo del destinatario, luogo e data. Sintesi, un esercizio di completamento, completa le seguenti frasi con l'allocutivo mancante o col condizionale del verbo posto all'infinito. Alla fine c'è la verifica, chiaramente tutte queste belle cose che abbiamo capito, abbiamo analizzato, abbiamo sintetizzato, abbiamo trovato le regole, le abbiamo già riutilizzate, le utilizziamo su qualcosa di nuovo. Verifica, stesura di una lettera formale. La tua scuola organizza un tirocinio a numero chiuso, presenta la candidatura al preside dell'istituto. Quando diamo una verifica, dobbiamo sempre dare una tabella di valutazione, una griglia di valutazione, ci dicono, e poi un rinforzo. Il rinforzo è l'ultima parte e serve un po' a tappare quei buchi, a chiarire e a riprendere sinteticamente quello che è stato trattato. In questa lezione avevo messo una bellissima, 5 minuti erano di video, in cui il professor Patota, che è professore di linguistica presso l'Università di Siena Statale, parla della difficoltà di scrivere una lettera formale e intervistano appunto dei ragazzi che scrivono questa lettera formale. Qui vi ho messo il link, poi ve lo potrete... perché qui non c'è internet, mi pare, vero? No, perché l'anno scorso non c'era, comunque ve lo... vogliamo provare? Vediamo se... sì? Aia, mi sono persa. Evito di fare i danni, eh? Poi ve lo guardate. Ok, questa possibilità di fare le due, come quando prima ho detto che studiando un po' l'educazione interculturale ho rivisto il mio approccio alla storia, il mio approccio alla letteratura, mi ha concesso di rivedere anche il mio approccio alla grammatica. In particolare nel 2015 avevo un insegnamento la mattina a scuola di L1, e il pomeriggio insegnavo L2. Questo mi ha dato la possibilità di riguardare anche la grammatica italiana. Vi dico in che senso. Per esempio, il passato prossimo. Chi fa L2 sa benissimo, ci sono libri e libri, perché per gli studenti non è affatto ovvio come noi selezioniamo l'ausiliare essere avere, perché diciamo ho mangiato e diciamo sono stato al cinema, sono venuto... tardi, eccetera. E questo è un problema anche per esempio
per chi ha scarsa dimestichezza con l'italiano per i dialettofoni, perché nel nostro dialetto c'è un meccanismo di selezione dell'ausiliare, e hanno scritto un'infinità di libri su questo argomento, penso a Loporcaro, a Lorenzetti, credo che ci abbia scritto pure Avolio, se non ricordo male, però il meccanismo di selezione dell'ausiliare è diverso in italiano dal dialetto, e ogni dialetto ha il suo meccanismo di selezione dell'ausiliare. Per gli stranieri è un casino, quindi mettere un po' di ordine in questo serve agli italiani a dare una maggiore consapevolezza linguistica, cioè perché i verbi transitivi hanno avere, i verbi di movimento hanno essere, alcuni intransitivi segno della croce, dobbiamo impararli verbo a verbo, lessema a lessema. Però ecco, dà una consapevolezza linguistica diversa anche a chi fa L1. Rilettura della grammatica anche per quanto riguarda l'articolo determinativo-indeterminativo. Quanti degli studenti sanno che l'opposizione determinativo-indeterminativo non è una cosa determinata e una indeterminata, ma è un'opposizione cosa data, cosa nuova, tema rema, dicono i linguisti, ma insomma... E spiegare agli studenti stranieri perché utilizzo l'articolo determinativo e quello indeterminativo, vi assicuro che non è semplice. La stessa cosa per l'opposizione tra il e lo, questa è fonologica, quindi chiaramente è più semplice, ma può essere rivista in classe. Anche l'uso di bello, bella, begli, per gli stranieri è complicatissimo. L'ho fatto ultimamente in un B1, mi stavano tirando le penne. Però quanti dei nostri ragazzi sanno che bello segue, diciamo, delle regole fonologiche per la parola che lo segue? Quindi questo chiaramente è soltanto uno spunto per gli insegnanti anche di L1. E arriviamo alla famosa lingua per lo studio. Quindi archiviamo le BICS e andiamo alle CALP. Molto spesso ci troviamo di fronte a studenti che hanno delle competenze comunicative molto alte, ma che poi effettivamente hanno delle competenze grammaticali e appunto microlinguistiche molto basse. Io l'anno scorso ho fatto un progetto per il CPA di Teramo con la scuola Alessandrini di Teramo, e quindi avevo degli studenti che dopo le lezioni scendevano a fare L2. E appunto questi studenti parlavano benissimo, erano ragazzi cinesi, senegalesi, c'era un ragazzo ucraino. Poi però quando andavamo sui testi era particolarmente difficile, no? Fare storia, fare geografia, anche qui come possiamo agire? La competenza microlinguistica non è soltanto propria del professore di lettere, ma spetta a tutti. Perché tutti ci scontriamo con questo problema, professore di matematica, quello di scienze, quello di musica, di arte. Costa ci dice che la competenza microlinguistica non compete solo all'insegnante di lettere, ma a tutti i docenti disciplinari. E quali sono gli interventi che si possono fare? Carlo Scataglini, per chi ha seguito la sua lezione, l'altra volta ci ha illuminato su questo argomento, quindi io non ci torno perché lui è stato sicuramente più chiaro di me. Alcune bussole sulla lingua dei testi, chiaramente si va verso la semplificazione, l'integrazione dove mancano appunto degli elementi trasparenti e verso la riscrittura. Sui contenuti c'è appunto un distillato dei contenuti, la metodologia si predilige una didattica cooperativa che abbassa appunto il filtro affettivo, l'esperienza ludica, l'esposizione a input autentici, significa pezzi di lingua autentici, non inventati in laboratorio, perché se noi diamo agli studenti dei pezzi di lingua inventati, l'esercizietto di grammatica è sicuramente importante. Ma se gli studenti non sanno che gli italiani dicono sempre allora, dicono sempre dunque, dicono boh, non gli stiamo dando tutti gli strumenti per orientarsi con l'italiano L1. Qui ho fatto, copia e incollato perché non è il mio lavoro, ovviamente alcuni consigli, cioè come semplificare i testi a livello grafico, lessicale, sintattico e anche a livello testuale.
Quindi guardo per esempio il livello testuale, esplicitare i passaggi di argomento. Questo per loro è molto importante, ok? Creando per esempio delle linee di divisione anche quando facciamo le dispense, i libri sicuramente già lo fanno, oppure segnalare i cambi di argomento con punta a capo, organizzare i contenuti secondo un ordine progressivo, inserendo magari titoli e sottotitoli. Vi voglio far vedere, un attimo solo, vi faccio vedere un'UDA, scusate, che ha realizzato e che poi ci ho lavorato anch'io effettivamente e funziona. Si vede? Ok, eccola qua. Questa è un'unità didattica messa appunto dall'equipe di Siena Stranieri, che lavora tantissimo appunto su questi temi. È un'unità didattica che io definirei un po' a metà tra storia e arte, storia dell'arte, e che rispetta tutte le fasi dell'UDA. Questo, per esempio, questo vuol dire fare italiano nel senso di CALP. Guardate, qui c'è un'introduzione, c'è un dipinto di Lorenzetti, mi pare che sia un dipinto del Palazzo di Siena, del Palazzo Municipale di Siena. Allora, che cosa vedi? Ok? Che cosa vedi? Quindi questo è un brainstorming, una fase motivazionale. Al lato sinistro che vedi, al lato destro che vedi? Recupero del lessico. Riutilizza le parole dello schema per scrivere 6 frasi che descrivono scene del dipinto. Quindi si passa dall'estema alla frase, allarghiamo già l'orizzonte testuale. Dopodiché, analisi del testo. Viene proposto un testo su questa storia di Ambrogio Lorenzetti che appunto realizza il dipinto. Ci sono alcune parole, sottolineate. Prima fase, globalità. Scelta multipla. Ambrogio Lorenzetti era un pittore, eccetera, eccetera. Globalità, quindi comprensione del testo. Poi le parole sottolineate attraverso un'attività di matching, cioè di unione, l'estema, spiegazione, glossa, vengono proposte qui. Che significa esempi eloquenti? Ci sono varie definizioni. Dobbiamo trovare la definizione della poliremmatica, insomma, espressione giusta. Leggi il testo e prova a mettere negli appositi spazi un titolo. Quindi abbiamo dei piccoli testi, è un testo sostanzialmente di storia, in cui ci sono anche evidenziate delle parole. L'insegnante può chiaramente in qualsiasi momento chiarire, glossare su alcuni aspetti lessicali. Appunto questi piccoli pezzettini di testo vanno titolati con i titoli forniti all'inizio. E poi ecco qui, domanda delle domande. Passato prossimo e imperfetto. Sottolinea nel testo, quindi dopo che abbiamo lavorato sul testo e sicuramente abbiamo recuperato una parte del lessico, i verbi al passato prossimo e cerchia quelli all'imperfetto. Poi inseriscili nella tabella sottostante. E qui partono le ipotesi. Quando è che utilizzo l'imperfetto? Quando è che utilizzo il passato prossimo? Il meccanismo di selezione del cervello di un L1 è immediato e spontaneo, cioè noi selezioniamo l'imperfetto per in determinate situazioni e il passato prossimo in altre. Tutti sanno che si dice mentre guardavo la TV mi ha chiamato mamma, dico chiaramente una frase così per esempio. Spiegare ad un insegnante di italiano L2 la differenza tra passato prossimo e imperfetto è difficilissimo. E recuperare con un italiano L1 la consapevolezza di perché utilizzo il passato prossimo invece che l'imperfetto è una cosa molto molto utile. Vedete? Quindi fa ipotesi, verifica le ipotesi e poi si dà la regola. L'imperfetto è usato per esprimere un'azione che si sta svolgendo, un'azione continuata. Il passato prossimo descrive un'azione limitata nel tempo che ha un inizio e una fine, mentre l'imperfetto denota una azione in corso. Fase di sintesi. Lavora in piccoli gruppi,
Utilizzate tutto quello che avete appreso nell'unità per descrivere il quadro. Quindi recuperiamo il lessico, potrei dire architettonico, ma non lo so se è così, il contado, insomma le parti della città medievale, le mura, i contadini. E poi la verifica, come vi dicevo, cioè riutilizzare tutto il materiale che abbiamo analizzato, sintetizzato e abbiamo sottoposto a tutti i controlli, abbiamo monitorato, sistematizzato le regole. Scrivi un testo di circa 120 parole e immagina di essere uno tra questi personaggi in un comune dell'Italia medievale, un console, un mercante, un contadino, prova a descrivere la tua vita quotidiana. Un esercizio molto bello che facciamo sempre al CPA e che si fa in italiano L2 è la correzione incrociata dell'errore. Cioè quando c'è una produzione testuale, dire poi agli studenti ok, incrociate i quaderni, insomma i fogli e correggete gli errori. Poi andate alla lavagna e condivideteli. Quindi a volte per esempio si ipercorregge un qualcosa che è già giusto. Quindi qui si creano tutte le connessioni grammaticali che aiutano tutta la classe a disambiguare e a sistematizzare regole anche pregresse. Allora, ho finito, giuro. Vi lascio con una frase che ho visto, che ho letto in diversi tagli e che mi è piaciuta molto, che rappresenta un po' quello che secondo me in questo momento storico è il nostro ruolo, un ruolo di... docenti che probabilmente e giustamente e fisiologicamente ancora si sono dedicati ai propri studi e giustamente ancora non sono del tutto formati a questi tipi di insomma a questa nuova didattica, a questo nuovo approccio. Quindi io penso che ecco, siamo solo all'inizio, chiaramente questo è un problema nuovo per l'Italia. E penso però che siamo chiamati a una grande responsabilità, perché adesso abbiamo in mano la seconda generazione, che è quella che nel nord Europa, per capirci, è quella degli episodi di Molenbeek, è quella dei Foreign Fathers. In Italia siamo ancora in tempo, perché abbiamo adesso la nuova generazione, la seconda generazione, e io penso che sia una sfida bellissima, oltre che... una grande opportunità per costruire una società migliore di quella che noi già vediamo in altri punti dell'Europa. E appunto possiamo imparare anche dagli errori degli altri, ok? Allora leggo quest'ultima parte. Gli alunni di origine non italiana rappresentano occasione di cambiamento per tutta la scuola. Le classi e le scuole a colori sono lo specchio di come sarà l'Italia di domani. Per questo possono diventare, in parte già lo sono, laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza. Non so se siete d'accordo. Allora, grazie per l'attenzione. Non andate via. Allora, queste sono le domande per lo streaming. Ok, adesso però abbiamo un po' di tempo, ho finito prima. Però adesso chiedo un po' il vostro aiuto, nel senso che mi piacerebbe, io volevo fare un laboratorio in realtà, poi ho pensato che era molto più utile condividere delle pratiche, ok, delle buone pratiche, vedo un sacco di facce di persone anche che frequentano il nostro master, quindi mi piacerebbe una condivisione adesso. Mi riferisco in particolare anche a chi questo problema lo conosce, quindi le mie colleghe del CIPIA, che tutti i giorni lavorano in classi multiculturali con ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ah, Loretta? Ci abbiamo un microfono? Loretta, te ne vai! Pensavo... Loretta c'ha fretta! Ci abbiamo un microfono? Cioè, vabbè, se vuole intervenire qualcuno... Cioè, vabbè, qualcuno può. Sente? No. Però si sente? Oh. Faccio il valletto. Sì, dice sì. C'è qualcuno? Rompiamo il ghiaccio?
Nessuno vuole parlare. Le mie colleghe del CIPA io ci contavo tanto perché loro hanno delle situazioni che vivono tutti i giorni particolarmente interessanti. Giusi? C'è una volontaria coatta. La volontaria? Sì, molto. Dai. Dai, rompiamo il ghiaccio, vi aiuto io insieme, tanto pure all'inizio ero tesa. E siamo in streaming. Siamo in diretta. Che ti devo raccontare? Qualsiasi cosa, riflessioni su quello che hai detto, se ti è servito, non so, se hai tratto qualche spunto, se ti ha ricordato una tua esperienza sull'inclusione di questi ragazzi che arrivano, per esempio anche soprattutto i minori non accompagnati. Io qual è la tua esperienza? Posso dire, non ho un'esperienza lunghissima all'interno del CPIA perché ci lavoro di ruolo dall'anno scorso. Quindi questo è il mio secondo anno effettivo all'interno. Sì. Ho avuto un'esperienza di supplenza di 4 mesi nel 2013, è stata la mia prima esperienza all'interno del CPIA e mi sono innamorata del CPIA, degli allievi e di tutto quello che è il lavoro dell'italiano agli stranieri. E tant'è vero che al momento della mobilità, dopo l'immissione in ruolo, la mia scelta è stata proprio... diretta. Uh-huh. E io dico che già il lavoro dell'insegnante è una missione e lo dico sempre, ma in particolare al CPIA devi essere proprio una missionaria. Sì. Di quelle. Sono d'accordo. E personalmente sono una persona che ci lascia cuore, anima, energie vitali. E al momento ho un caso in particolare. Uh-huh. Di un minore non accompagnato che seguo dall'anno scorso, visto che si parlava di minori. Uh-huh. Non accompagnati. Sì, sì. Proprio in materia di lasciare cuore, anima e tutto quello che ci sta. Questo è un ragazzo senegalese. Uh-huh. È arrivato con i barconi a Lampedusa. Ho capito di chi parli. E all'inizio dell'anno scorso, quando a ottobre è arrivato in classe, abbiamo fatto i test d'ingresso, ha consegnato il foglio bianco. Naturalmente lui parlava solo una lingua dialettale del Senegal, quindi non aveva avuto nessuna forma di scolarizzazione. E 16 anni, quindi con un viaggio di... se non ricordo male, 9 mesi dal Senegal arrivare in Italia. Ti interrompo soltanto, magari dico anche ai colleghi che al CIPI arrivano anche ragazzi che non hanno mai preso una penna in mano, quindi il problema è doppio: imparare la lingua e imparare a leggere e a scrivere. Quindi insomma, loro fanno un lavoro eccezionale. Io non mi occupo di alfabetizzazione perché non l'ho mai fatto, non lo so fare. Loro fanno un lavoro strepitoso. Diciamo che all'inizio era un ragazzo assente, solitario, non parlava con nessuno, non rispondeva a nessuno, non partecipava, ma col tempo mi sono resa conto proprio che tutto era legato al fatto che comunque non capisse. In una classe molto eterogenea, anche a livello di provenienza, perché c'avevo senegalesi, Costa d'Avorio, certo. C'avevo Sierra Leone, egiziani, pakistani, bengalesi, c'era un cocktail, quindi il livello era pressoché generale, però i gradi di apprendimento sono differenti da un contesto a un altro. Certo. E il problema con lui si è presentato proprio perché non c'era una lingua veicolare. Questo quindi, è un altro problema, certo. Non riuscivamo né a comunicare in francese né in inglese in nessun modo. Comunque, piano piano, grazie alla sua buona volontà, siamo riusciti a rompere questo muro che si era alzato. E lui mi chiama mamma. Lo so. E io sono disperata in questo momento. Perché il 1 aprile fa 18 anni. Ah, e la comunità, quindi lascerà la comunità. Fuori. Adesso io mi sto impegnando corpo ed anima per fare una relazione al prefetto e fare in modo che riesca a rimanere. Lui riesca. Ma lui non va a scuola?
No, oltre al CPA non va a scuola. Va bene, grazie Giusy. Di sabato... L'affettività sì. E l'integrazione. Io, non perché sei una mia collega, ti faccio i complimenti per la bellissima lezione. Grazie. Sembrerebbe di parte perché insomma lavoriamo insieme quotidianamente. No, il complimento era questo, perché ho sentito il tuo discorso sulla decostruzione, l'abbassare le barriere e accogliere l'altro. Mm-hmm. Accoglienza che, a mio parere, lavoro al CIPIA da 8 anni e come la collega mi sono commossa anch'io tante volte, però insomma quello è un livello che dobbiamo superare. Mm-hmm. Bisogna lottare sul campo, sì, 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 per dare l'opportunità di inserirsi, di non essere emarginati. Ma questo io lo dico non solo agli alunni stranieri, certo, è chiaro, come certo. Nominavi la Favaro, ci aggiungo, certo. Duccio Demetrio. L'inclusione di tutti, che nessuno resti fuori. E a mio parere, dico un attimo, la professoressa di sabato è stata tantissimi anni al CIPIA, ha un'esperienza lunghissima e, insomma... Ma sono stata anche nelle scuole cosiddette della mattina e degli alunni di L1 però ha un'esperienza straordinaria proprio con le medie, che hanno tanti alunni sia italiani ma per la maggior parte col B1, stranieri, col B1 sì, degli livelli studenti dei quali parlavi, il biennio delle superiori. La mia esperienza è questa: partire dall'ascolto, che è anche empatia ed è immedesimazione. Se si fa questo, non c'è UDA che tenga, a mio parere. Sì, sì, assolutamente. Sì. Grazie. Grazie a te. Brava. Anch'io doverosamente intervengo. Sì, per forza. Necessariamente, grazie. Grazie. Mi associo ai complimenti della collega, non sono di parte, sono obiettivi. E ti ringrazio anche perché sei stata per me, sei comunque una guida molto importante, lo sai, perché io vengo dalla scuola primaria, la mia prima esperienza nel CPIA, e quindi ho approcciato nella formazione degli adulti come proprio necessità di confrontarmi con una nuova esperienza in quanto persona che è continuamente in formazione, e quindi la mia continua formazione rispecchia quella degli adulti che continuano a formarsi, per cui è un'esperienza cercata e voluta fortemente, nella quale appunto mi sto facendo guidare dalle competenze delle colleghe che lavorano da più tempo lì, hanno competenze sicuramente più forti come abbiamo visto, però mettendo anche in campo quella che è il mio bagaglio di esperienze e di professionalità che mi porto dietro da quasi 30 anni, perché io insegno nella scuola comunque da quasi 30 anni, per cui non ho buttato nulla di quello che ho, che ho imparato e sperimentato. E mi riferisco in particolare alla didattica di laboratorio, che è un grande contenitore all'interno del quale, no, mettiamo brainstorming, mettiamo didattica cooperativa e tutta una serie di tecniche nelle quali è prevista una partecipazione molto forte e molto attiva della persona che apprende. Sì. Per cui si mettono in campo tutta una serie di dinamiche che sto vedendo dare risultati eccellenti, con la guida appunto tecnica, metodologica e didattica, appunto, come tu ben sai, no, tua e di altre persone alle quali ricorro spesso, però appunto come sfondo quello della didattica di laboratorio, che presuppone che si tiri fuori da ognuno di loro. Quanto mai in questa realtà trovo calzante questo tipo di modalità, sì, per cui dare risultati che con i bambini vedo venire fuori dopo anni, con gli adulti vengono fuori immediatamente, perché quel rapporto empatico che si instaura con questa modalità è lampante, e quindi questo è il risultato più grande. Quindi non c'è didattica che tenga, non c'è UDA che tenga, sì, se non metti in campo tutta te stessa all'interno di questo. E comunque, giusto. Grazie, perché ecco, grazie a te per questa testimonianza che è veramente bella e importante. Grazie. Quello che sai che mettiamo in campo tutti i giorni, quindi assolutamente. Okay. Grazie. Violetta. Elisa, buonasera, grazie. Ciao. Comunque per grazie questa meravigliosa meraviglioso grazie pomeriggio insieme. Buonasera. E io invece vorrei dire una cosa. Sì. Sto sviluppando questo progetto progetto intercultura del tirocinio nella scuola. Sì. Penso di usare quantomeno, almeno per la mia esperienza,
una metodologia che nasce dal cuore, cioè con strumenti che li sto costruendo proprio dal cuore, magari pur non avendo una cultura, no? Di strumenti nel campo metodologico, insomma, dell'intercultura, penso di fare, insomma, una cosa un po' particolare. Poi magari vengo a sapere che sono stati scritti pagine e pagine intorno a queste cose, ma non ti preoccupare, la cultura intorno non ce l'ho. Certo. Allora, praticamente ti vorrei raccontare questo episodio perché giovedì scorso proprio l'ho svolto insieme alla classe seconda della scuola primaria all'interno del mio circolo. Ed è stata questa realtà, insomma, praticamente ho chiesto ai bambini di portarmi a scuola una poesia scritta nella lingua di appartenenza. Le lingue, insomma, erano tre o quattro: marocchino, la lingua la lingua araba, Marocco, Marocco, le civiltà, Marocco, macedone, albanese, romeno, egiziana. Allora, praticamente ho chiesto loro di portarmi una poesia nella lingua e di recitarla nella lingua di appartenenza, perché eravamo molto curiosi della musicalità che questa lingua potesse avere. Infischiarci completamente della traduzione in italiano o quant'altro, ovviamente io ho fatto la mia parte, perché credevo, insomma, che potesse essere come un'introduzione, no, per quello che loro avrebbero dovuto fare. Poi abbiamo comunque interpretato, cercato, come ci ha fatto fare anche quell'esercizio Velázquez, no, su quello che avremmo potuto capire di, su una lingua che non, alla quale, insomma, non ci siamo mai approcciati, no? Ricordiamoci quel laboratorio sul portoghese, no? Ecco, è successa la stessa cosa. Poi i bambini, insomma, sono arrivati a dare un'interpretazione e una traduzione di quelle poesie quasi perfetta, no? E poi invece una cosa invece che mi è piaciuta molto, ho fatto riferimento nella lingua, per la lingua madre, ho detto: guardate che queste situazioni che accadono, no, intorno a voi, magari anche nel vostro gruppo dei pari, che alcuni vi rimproverano oppure vi dicono che la vostra lingua è brutta, no, il suono della vostra lingua è brutta, quella parola che pronunciate è brutta da sentire, da ascoltare, oppure che ne so, i vostri abiti sono brutti, eccetera. Potete dire loro che insultare la vostra lingua è come insultare la vostra mamma. Allora, siccome si fa riferimento alla lingua madre, uh-huh, e anche un italiano, se si trova insultato nei suoi affetti, cioè la propria madre, eccetera, dà in incandescenza, è la stessa cosa che accade per la propria lingua, cioè come se insultasse la propria madre. Allora, a questo punto spiegate loro che mia madre non può essere insultata, sta insultando mia madre se insulti la mia lingua. Quindi è giusto dare un approccio affettivo, no, a questa lingua, a questa cultura di appartenenza e improntare un'apertura verso la voglia di raccontarsi e di trovarsi nella propria cultura, nella propria lingua, accolti e perché no, apprezzati, no? Come no? Io non sono altro, sono come sono te. Io. Sono come te, non sono un altro. Questo, certo, era un approccio che io avevo dato a questa esperienza di progetto interculturale, sì, no? Bello. Pare di sì, perché, insomma, sta funzionando, perché i bambini si sentono, appunto, si sentono accolti e si sentono liberi, no? Sì, liberi di poter gli altri. Infatti ridimensioniamo anche la situazione dove nascono, che ne so, dei tempi dove gli altri li ridono, no? Cioè spieghiamo loro che non è bello ridere, perché comunque, certo, se ha un suono diverso quella parola, ma è una musicalità diversa, è come ascoltare una canzone diversa, non c'è nulla da ridere, no? Certo. E quindi, insomma, si fa una didattica laboratoriale di questa natura qui, insomma, dare un certo peso alla cultura, alla lingua di appartenenza, alla lingua madre, come se fosse la propria madre, perché in effetti, certo, lo è.
Cioè, è un diritto, sì. E quella è. Grazie, Violetta. Prego, Elisa, grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Ci siamo. Ditemi. Vabbè, abbiamo raccolto già un po' di testimonianze, secondo me, belle. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi diamo appuntamento. Grazie ancora Elisa, c'è stata veramente utile, credo, no? Anche gli altri due incontri che abbiamo avuto precedentemente, ognuno nel suo campo, ci stanno dando tantissimi spunti per rielaborarli e poi rilavorarci nelle nostre scuole. Allora, per quanto riguarda questa lezione, come sapete, appunto è streaming, per una settimana poi verrà data, avete visto anche le domande finali per chi ci sta seguendo in diretta. Una cosa importante, il GSSI, il Grand Sasso Science Institute, sta allestendo un'apposita parte del sito in modo tale da riversarci le lezioni, quindi queste, le presentazioni non ve le mando come l'anno scorso, ve le mandate direttamente, ma le potrete vedere proprio nel sito. Vi ricordo il prossimo appuntamento per italiano, che sarà l'11, mercoledì 11. Mi dispiace che capiti spesso di mercoledì, ma non dipende da noi, ma dalla disponibilità delle aule. Per esempio, l'altro giorno c'era questa associazione, quella di Iorio, su un aspetto psicanalitico, insomma, per cui non possiamo certo utilizzare sempre, con il secondo incontro Carlo Scadellini. Però il nostro intento è di trattare queste tre materie, cioè le scienze, la matematica e l'italiano, come un corpus, no? Apposta in italiano ha molti riflessi anche con queste materie, come si è visto anche oggi, per cui vi invito quantomeno ad assistere, se potete, al prossimo incontro che ci sarà per scienze il 29 marzo, sempre qui, alle ore 15, con Terra, alla scoperta di nuovi mondi, alla ricerca di vita intelligente di nuovi pianeti nella nostra galassia, cura di Massimo Della Valle dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, il viaggio della sonda Cassini con Ulisse di Marcantonio della Thales Alenia, e invece poi il 4 aprile, molto interessante, ritornerà Albert Bautz-Speicher dell'Istituto di Matematico di Gießen, con esperimenti matematici, una passeggiata nel mondo della matematica. Ecco qui, e allora grazie ancora e auguri di buona Pasqua. Ci rivedremo l'11. A risentirci.